Sì, ringrazio il Messapica di Festa, in particolare Floriana, per avermi invitato e per aver affidato a me un tema così importante, urgente e cogente nel nostro tempo, perché venendo, diciamolo, da una civiltà che nel secondo dopoguerra, dopo la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale, voleva bandire dall'orizzonte i nazionalismi aggressivi e tutte le forme di tirannia, addirittura l'umanità si è data un ordinamento sovranazionale che si chiama ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, per cercare di avere un'istituzione che regolasse controversie in modo pacifico fra gli esseri umani sulla base dei diritti. Addirittura l'umanità, una stragrande parte dell'umanità, aveva riconosciuto una carta universale dei diritti dell'uomo, la carta varata a Ginevra, il cui articolo, il primo articolo, sì. Sì, va bene, mi sento, ma non mi sento più, ecco, non pensavo a un'aggressione antisemita, scherzo. Allora, vedete, è importante che noi ce lo ricordiamo sempre. Il primo articolo della Carta dei diritti universali dell'uomo recita così: tutti gli uomini nascono liberi ed eguali, pari in dignità e diritti. Questo è il primo articolo della Carta Universale dei Diritti dell'Uomo. Questo articolo, che è stato sottoscritto credo da 192 paesi del mondo, questa carta, è largamente disattesa. Dovunque, direi. È quasi che noi ci fossimo dati dei principi per eluderli. Anche la nostra magnifica Costituzione. Un grandissimo numero di nostri concittadini ignorano completamente la Costituzione repubblicana. Non conoscono un gran numero dei nostri concittadini, ma grande, vastissimo, neanche l'articolo 1. Ne conoscono forse un pezzettino. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Già questo è falso. Lo sappiamo benissimo che non è così. Non è vero che il lavoro è pilastro istitutivo della nostra democrazia repubblicana, nei fatti. Perché se no non ci sarebbe il lavoro precario, non ci sarebbe il caporalato, non ci sarebbero queste spaventose forme di vessazione del lavoro a distanza di 70 e più anni dalla promulgazione della Carta Costituzionale. Ma ritornando all'articolo numero 1, l'articolo numero 1 recita: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, punto. La sovranità appartiene al popolo, virgola, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Io ho sentito in questi ultimi anni starnazzare di volontà popolare come se l'elettore consegnasse, già vinto le elezioni, il potere totale. In Italia non è sovrano il popolo, in Italia è sovrana la Costituzione, perché anche il popolo esprime a maggioranza e non è neanche il popolo, perché anche chi ha avuto una maggioranza dell'elettorato ha la maggioranza del diciamo oggi 55% dei cittadini che vanno a votare, perché il 45% non vota. E vogliamo dire che loro non sono popolo. Quindi come puoi pretendere tu che rispetto ai 60 milioni di italiani, con un riferimento generico, che poi l'elettore cambia da un'elezione all'altra, come una banderuola, purtroppo è così, bene, male, non lo so, questo è argomento di un'altra discussione. Però non puoi dire, ma io sono stato votato dagli italiani, ma quali italiani? Ogni politico fa riferimento agli italiani. Gli italiani capiranno, gli italiani si sono accorti, ma quando mai
Ma quanto mai? I tuoi elettori si sono accorti, ammesso che se ne siano accorti, di quello che piace a te. E lo dicono magari segretari di partiti che hanno avuto il 6%. Gli italiani capiranno. Vedete, quindi noi in realtà non abbiamo nessun legame concreto di un turno con i diritti. Sì, sappiamo che ci sono, ma sono puri enunciati. Siamo qui in un festival che si occupa del femminile, però non esclusivamente, ma diciamo parte da un'istanza femminile, costruisci. Prendiamo i diritti solo, senza andare nella politica, i diritti delle donne. Sono ancora conculcati, perché le donne non hanno a parità di lavoro lo stesso stipendio degli uomini. Avrebbe dovuto essere fatto all'indomani della prima elezione. Sono passati 70 anni, tutti ne parlano. Quindi questa è una specialità non solo italiana, ma molto italiana. Succede una catastrofe, bisogna provvedere, parliamone e poi se ne parla e nessuno fa niente. Allora, il vero problema è che noi non abbiamo una consapevolezza di chi siamo, in quale relazione siamo con le strutture nazionali, non siamo inclusi in quanto cittadini autenticamente nel processo democratico. Ricordate la canzone di Gaber, libertà e partecipazione. Noi non partecipiamo in parte perché siamo esclusi dalla partecipazione. Siamo ancora alla delega, e in parte perché anche noi abbiamo questa responsabilità, perché ciò che fa un'identità politica, sociale e democratica è la cultura in questi termini. Non esiste una cultura da noi così diffusamente democratica. Abbiamo permesso con molta ilarità che accadessero cose che in una democrazia sono totalmente inaccettabili. Come per esempio che un presidente del Consiglio avesse 3 reti nazionali nelle sue mani. Provate ad andare negli Stati Uniti a proporre una cosa del genere, come minimo vi sparano. Giornali, stampa, potere politico, ma dov'è? La nostra televisione pubblica è, come si dice, cioè, mi ricordo l'arteriosclerosi che galoppa, lottizzata dai partiti, sistematicamente. Io ne ho avuto la prova su di me. Venivo invitato spesso in una trasmissione, non faccio nomi, non faccio rete, non ho voglia adesso di fare la polemica, non è questo il merito. E il conduttore mi accoglieva con grande enfasi, diceva: stasera abbiamo l'onore, il grande Moniovade, tutte queste puttanate qui. Come io gli ho detto che non ero interessato ai traffici di un certo partito, che non me ne sarei occupato, che ne avevo fino a qui della sua insipienza, incapacità e della sua ipocrisia, bene, da quella sera non sono mai più stato invitato. Perché è così. Se tu non sei allineato con il gruppo di potere, il gruppo che gestisce quella parte del potere, puoi spararti in testa. Allora, noi siamo in una condizione di fortissima emergenza democratica, ma non lo siamo da adesso, lo siamo da molto tempo. Abbiamo avuto 3 governi senza passare dalle elezioni. Siamo certo una repubblica parlamentare, ma il Parlamento è sempre più esautorato. Se sei una repubblica parlamentare, il tuo compito è di comunicare la tua politica attraverso il Parlamento, confrontarti con nella dialettica opposizione e governo, ma sempre più gli uomini politici parlano direttamente al paese.
ma noi non siamo una repubblica presidenziale. Però tutto questo passa così, proprio perché la struttura dei diritti, come dire, il senso che i diritti hanno nel costituire una società di autentica democrazia, non sono percepiti come tali. Ma questo è semplicemente un primo approccio che volevo fare. Il problema è che noi abbiamo perso il senso. Il senso non solo dei fatti politici e delle cose, ma il senso primo della nostra esistenza. Cioè, per quale ragione siamo su questo mondo? C'è un senso al nostro vivere come comunità, collettività, società? C'è un senso oppure tutto va a caso? Cosa siamo noi? Delle deiezioni gettate sul mondo da qualche divinità malvagia oppure dal caso? Qualcuno non crede, dice il caso. Se fossimo così, la morte di un individuo dovrebbe essere del tutto irrilevante. Sei una deiezione, sei un albero. Perché tanto il tuo compito è produrre e consumare, e poi quando non sei più capace di farlo levarti dai piedi facendo meno rumore possibile. Perché adesso anche la morte viene vista con fastidio, è un ingombro. Oppure l'allungamento della vita che genera alcune patologie specifiche viene vista come un costo per la nazione. Cioè, i diritti, il diritto alla vita, per esempio, che è quello per cui un uomo, una donna, intendo un essere umano, dovrebbe avere prima di tutto il diritto alla vita, che non significa solo essere messo al mondo, ma poter vivere la sua vita, non subirla. Perché per esempio un uomo che non può contare su un reddito giusto in proporzione del proprio lavoro non vive una vita, la subisce, e tutta la sua vita è un'angoscia, una preoccupazione, un'umiliazione, una difficoltà. Non è per questo, no? Noi, perlomeno questo ci hanno raccontato i grandi monoteismi, siamo sacri. È una grande intuizione dei monoteismi. Io non sono religioso, io sono ateo. Però riconosco, è stata una grande intuizione dei monoteismi. A partire da quello ebraico, per andare a quello cristiano, poi a quello musulmano, ma anche altre forme di fede. Ma soprattutto l'idea che l'essere umano sia portatore di un'impronta divina. Quando si dice quella traduzione infame che è fatto a immagine e somiglianza, non è? Cosa vuole dire il biblista? Che noi abbiamo un valore assoluto. Noi non siamo accidenti sociobiologici, noi non siamo cose, ma noi siamo titolari di un valore assoluto. Per cui ogni singolo essere umano è sacro e inviolabile. Anche questo è espresso anche in varie costituzioni. Come potremmo chiamare questa impronta del divino? La dignità. Secondo me la dignità è la madre dei diritti. Che cos'è la dignità? È percepire qualcosa in te che è assoluto e che si riverbera nell'altro da te con la stessa forza. I costituenti della Repubblica Federale Tedesca, dopo l'immensa catastrofe del nazismo, dovendo fare la Costituzione, si trovarono di fronte a un problema enorme, erano usciti da una roba che aveva negato ogni cosa, cioè il nazismo aveva trasformato uomini in parassiti, in cose, tranquillamente. Qual era stato il processo che aveva utilizzato il nazismo? Sottrarre completamente la dignità all'essere umano. Primo Levi lo racconta molto bene, che quando lui fu arrestato in montagna con i partigiani, poi lo portarono in prigione
e da lì poi la deportazione. Allora il trasporto dalla prigione in cui era chiuso alla ferrovia, alla stazione dove sarebbe stato deportato, avvenne su camion. Tutta l'operazione veniva sorvegliata da un drappello di SS con a capo, diciamo, coordinati da un sottufficiale, e poi c'era un ufficiale che era per la supervisione. Allora, finito il carico di questi detenuti dai camion ai vagoni piombati, l'ufficiale chiese al sottufficiale: di fine quanti? Il sottufficiale rispose: 600 Stücke. 600 pezzi. Erano già morti. Li avevano già immediatamente privato. Non erano uomini, non erano persone. Erano pezzi. I pezzi si deteriorano, si spostano, si buttano, si rompono. Pezzi. Poi per far capire agli internati che non sono pezzi, gli tatuarono un numero. Tu enumeri gli oggetti, le cose, le cifre. E loro, appunto, avevano perso qualsiasi statuto umano. Erano numeri e venivano chiamati col numero. Quando togli un nome a una persona, basta. La prima operazione che fa fare il divino, sto nella parabola biblica, il divino all'umano, prima di eleggere un partner nella creazione, nella modalità ebraica l'uomo non è subito del divino, è partner, e Dio dice ad Adamo: dai tu nomi alle cose, agli animali, alle piante. Nominare significa attribuire dignità, identità, profilo. Allora, mettere un numero perde la dignità. E proprio sulla base di questo che i costituenti tedeschi del dopoguerra hanno messo in testa la Costituzione, a differenza della nostra, la dignità. Questo è l'articolo 1,1 della parte fondamentale della Costituzione tedesca, che si chiama Grundgesetz. La dignità umana è intangibile. Comma 2 dello stesso articolo: tutti gli organi dello Stato, delle istituzioni, delle amministrazioni pubbliche devono tutelare, garantire, difendere la dignità umana. Non si parla di dignità del cittadino tedesco, si parla di dignità umana. Vedete perché è importante tutto questo e perché i diritti devono sempre fare riferimento. Una democrazia anche molto avanzata può togliere a un uomo un diritto nell'occorrenza di un crimine. Gli toglie il diritto alla libertà mettendolo in prigione e i diritti connessi, a poter circolare, a poter fare certe scelte. I diritti vengono tolti, la dignità non si può togliere. La dignità non si può togliere. Nessuno può sottoporre, anche in condizioni di carcerazione, quand'anche fosse Totò Riina o il peggiore dei criminali, che ne so io, Adolf Hitler, non si può togliere la dignità a un uomo. Perché se lo si fa, si precipita illico ed immediata nella barbarie. I caporioni nazisti, i peggiori criminali, avevano diritto a un processo con avvocati difensori. Göring stava per sfangarlo. Quindi, perché è stato fatto? Perché noi siamo buoni e o buonisti, questa parola che è uscita da una cloaca maleodorante. A me, se mi dicono buonista, tiro un cazzotto in faccia che me lo dice. Questo giusto per farvi capire. Dunque, no, ma perché noi siamo una civiltà e non una barbarie. Cioè, nel momento in cui tu li accetti in mezzo alla barbarie, hai perso la tua civiltà. Quando si dice che non si deve ridurre le persone a vivere in sei in una cella da pochi metri, non è che lo facciamo per loro. Certo, ricade sul loro diritto alla dignità,
ma prima lo facciamo per noi, perché noi siamo diversi da quella roba lì. Il cibo deve essere appropriato, tutto deve essere appropriato in una civiltà. Allora ecco che la dignità è fondamentale e secondo me i diritti perdono il loro, la loro forza proprio perché il dibattito sulla dignità in Italia non è stato così forte. La dignità è rubricata nella sua forma sociale nella nostra Costituzione, ma non è rubricata come quella nella Costituzione della Repubblica Federale Tedesca. Cosa vuol dire questo? Che non solo un uomo a cui venissero tolti dei diritti dovrebbe avere conservato la sua dignità di persona, di essere umano, ma vuol dire anche che quando si discute di diritti deve essere fatto nel quadro della dignità. I diritti che vengono aggrediti paurosamente al nostro tempo sono i diritti sociali. Il diritto ad avere un salario equo che ti permetta di costruire una vita equa. Cioè che tu possa farti una famiglia, educare i tuoi figli e anche migliorare tu stesso. Certo che con certi stipendi che non arrivi alla terza settimana vuol dire che la tua dignità di persona non è garantita. Altre cose, non ti possono tagliare i tempi di lavoro così che tu non hai tempo di arrivare a fare pipì e te la devi fare in una bottiglia. Perché non è accettabile. Perché poi la vita che fanno i runner priva di garanzie, parlo di quelli che consegnano le pizze, non è accettabile. Invece sta diventando senso comune. Che si possa pagare un essere umano che lavora con una cifra ridicola che non è uno stipendio, ma è semplicemente un obolo di sopravvivenza. Allora questo vuol dire che il diritto è solo una scorza dichiarativa, ma non c'è contenuto. Tutto questo accade sempre più di frequente. Io addirittura sentito qualcuno che tranquillamente in una trasmissione televisiva dicevo noi non ci possiamo permettere certi diritti perché l'economia ha bisogno che non ci siano. Ora vedete, io credo che da molto tempo si faccia un errore nel mettere il focus sui principi fondativi di una società. Noi indiscutibilmente come civiltà occidentale veniamo dalla rivoluzione francese e da quella americana, ma soprattutto in Europa da quella francese, che enuncia immediatamente i principi fondativi di una società di diritto, di una società: liberté, égalité, fraternité. Benissimo, che tradurremo libertà, uguaglianza, solidarietà, fraternità. Secondo me, dai costituenti, diciamo dai rivoluzionari francesi, è stato fatto un errore che sembra veniale, ma non lo è. Non avere posto in testa ai tre principi l'uguaglianza. Spiego perché intendiamoci. Per me l'uguaglianza non è che tutti vestano con la divisa di Mao Zedong e vivono in un loculo tutti uguali, non è questa. L'uguaglianza io la descrivo così, persone: pari diritti, pari dignità, pari opportunità, pari conoscenza all'eccellenza conoscitiva, pari accesso all'eccellenza conoscitiva. L'uomo deve poter accedere al livello più alto di formazione. E poi quello che è scritto nei tribunali, anche quello falso, come le catenine d'oro che ti vendono, non so io, nei quartieri spagnoli a Napoli. Cioè, la legge uguale per tutti. Falso! Io vorrei che fosse rimosso, perché è una presa in giro, non è vero.
Non è vero. Perché se tu puoi pagarti avvocati di un certo tipo, puoi fare certe cose. Io addirittura personalmente io sono relativamente benestante, non sono ricco di tutto, però insomma, non ho la preoccupazione di uscire a mangiare una pizza, ecco, diciamo. Va bene. Un editore è stato l'unico, fortunatamente, mi ha chiesto un libro di interviste, l'ho fatto, poi ho corretto, gli ho mandato le parti. Lui l'ha pubblicato, venduto, non so se l'abbia timbrato con i team della società e degli autori, senza che io avessi firmato il contratto. Sono andato al mio avvocato, tra l'altro avvocato, adesso purtroppo è mancato, ma sono avvocato in un importantissimo studio legale, tra i primi 2 o 3 d'Italia. Mi ha detto, io voglio fare causa, e gli ho spiegato. E lui mi ha risposto così: caro Moni, se tu vuoi fare causa, facciamola, però devi essere pronto. Prenderai di meno di quello che spenderai. Allora io gli ho detto, scusa, me ne volerei male, ma allora tu a cosa servi? Beh, ci deve essere in ballo almeno 500.000 di euro. Allora vale la pena di fare la causa. Questa si chiama legge uguale per tutti. E lo sappiamo tutti che è così. Prova a metterti contro un potentato. Prova. Tra le altre cose, avevamo un'opportunità in Italia, la class action, ed è stata bloccata, naturalmente. Perché è stata bloccata? Per garantire i privilegi di chi è già potente, già privilegiato. Allora ecco che uguaglianza, secondo me, avrebbe dovuto essere il principio più dibattuto, più diciamo incarnato, perché si può parlare di libertà solo fra uomini uguali. Solo fra uomini uguali si può parlare di solidarietà, fratellanza. Perché altrimenti queste cose sono un raggiro. Sono un maledetto raggiro. Ci sono uomini che hanno visto le loro vite avvelenate per anni, 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 proprio per il fatto che l'uguaglianza non è garantita. E l'uguaglianza è, dovrebbe essere il primo dei diritti che garantisce che gli altri diritti siano realmente rispettati. Invece noi viviamo in un mondo di gente più uguale dell'altra, che ne fa di tutti i colori e poi se la sfanga sempre. Prendiamo un caso di avere commesso un crimine. Un poveraccio che, mettiamo, anche riceve i domiciliari. Dove lo mettono a fare i domiciliari? Nella sua casa, magari tutta sgangherata, che ha 1000 problemi. Invece, Tanzi, che ha rovinato 100.000 famiglie, gli ha dato i domiciliari nella sua villa con parco. Io ho detto in un articolo, vi prego, prendo il posto di Tanzi. Così avrei scritto libri, avrei fatto ciò che è la mia vita. Come si può dire la legge uguale per? Allora, vedete, noi abbiamo un grandissimo problema, che è un problema culturale, che si riverbera su tutto, perché la televisione ci ha abituati a una cosa nefasta, che si può dire tutto il contrario di tutto, e le cose passano in cavalleria, nessuno viene chiamato a rispondere di quello che ha detto. Siamo arrivati al paradosso, scusate, cito questo, ma sono migliaia di casi, di quel famoso ministro che dice, sì è vero, mi hanno comprato la casa a mia insaputa. Secondo me questa cosa avrebbe dovuto provocare una rivoluzione. La gente deve scendere in piazza e dire adesso è finita. Dice niente, va tutto bene, continua. Allora questa cosa sta proprio indebolendo non un tessuto di un periodo di governo, ma l'intera civiltà di cui facciamo parte. Cioè è un problema molto serio quello dei diritti, è un problema serissimo, invece di rinforzarli vengono indeboliti. Guardate, la questione dei diritti, da che viene posta in termini laici, per esempio, lo notava il grandissimo Marchese de Sade, che al di là di tutte quelle cose per cui è diventato noto, conversazione pure. Marchese de Sade era un uomo di un'intelligenza e di una lungimiranza inimmaginabile. Ebbene, lui
colse la contraddizione della rivoluzione francese. Quella rivoluzione che affermava i diritti universali negava il primo dei diritti, il diritto alla vita. Vedete come è facile cascarci. Eppure erano molto ben intenzionati. Alcuni dei rivoluzionari francesi erano uomini di grandissimo profilo, di grandissima cultura. Però, ecco, è molto facile scadere in un'erosione dei diritti di cui non ti accorgi e poi ti svegli una mattina e non ce li hai più. I diritti sul lavoro rientrano in questa configurazione. Del resto, se tu dici che la Costituzione e quindi il paese è fondato sul lavoro, il lavoro dovrebbe essere al primo posto, non all'ultimo come oggi. E il problema è che noi abbiamo perso così tanto il senso che non sappiamo più neanche chi siamo. Noi ci definiamo il popolo italiano. Secondo me l'Italia è un solo popolo solo quando gioca la nazionale. Più o meno. Poi se mettono un centravanti che non è della tua squadra sei già molto incazzato. Considerate che subito dopo gli stessi giocatori che si scoprono una partita nazionale insultano. Allora, i popoli, a mio parere, naturalmente fate la tavola, questo è il mio parere, i popoli non esistono. L'idea di popolo è una magnifica ipostatizzazione romantica e tardo-romantica, ma non esiste questa unità mistica e, come dire, totalmente riconosciuta. Perché l'abbiamo visto molte volte, abbandonare una zona del paese in difficoltà, perché qualcuno dice, ah lì fanno questo, fanno quell'altro, ma questo non va nessuno per noi. Se fossimo stati un popolo, quando i tedeschi hanno invaso l'Italia nella seconda guerra mondiale, i fascisti italiani avrebbero dovuto dire ai tedeschi: no, scusate, voi, i nostri cittadini italiani, lasciate perdere questo, sono il nostro popolo, col cavolo. Li hanno lasciati macellare, e anche viceversa, se vogliamo. Quindi, l'idea di popolo non è fallita. Che cosa ci unisce la lingua? La parliamo sempre peggio. Abbiamo assistito all'assassinio del congiuntivo. La nostra lingua si è impoverita, è diventata sempre di più un gergo aziendalista, pieno di anglicismi, messi da gente che non parla l'inglese. Perché devi chiamare una legge Jobs Act? Perché la devi chiamare così? La parola job in inglese non è lavoro, è impiego. Parlando in modo tecnico nel campo dell'economia, se tu devi categorizzare, dici capital and labor, capitale e lavoro, labor dal punto di vista concettuale del lavoro, non job. Act vuol dire legge in inglese, è vero, ma risente della legge del sovrano, atto. Forse se io avessi chiamato labor pact, patto del lavoro, sarebbe stato corretto, ma chi pensa a queste cose? Vabbè, Jobs Act, tutti pappagalleggiano e si sentono delle robe terrificanti di questa nostra bellissima lingua, massacrata dall'ignoranza e anche, io parlo benissimo l'inglese, non è che lo dico perché non amo l'inglese, io parlo 10 lingue e 3 dialetti abbastanza correntemente, quindi non ho questi problemi. Allora il problema è però che tu ti devi esprimere in modo proprio nella tua lingua, soprattutto quando ti rivolgi ai cittadini italiani. Ebbene, anche questo fa parte del gioco, di proprio sfilacciare un tessuto che sia coerente. Ma dunque, non è la lingua che ci fa un popolo, perché i ticinesi la parlano e non sono italiani. Molti albanesi la parlano molto meglio della media degli italiani, perché hanno imparato la televisione e poi hanno studiato. Io ho un'amica albanese che adesso fa l'imprenditrice, una bellissima ragazza, una trentina d'anni, fa l'imprenditrice e anche la promotor,
Lei addirittura, per conquistare la lingua, ha fatto l'Accademia d'Arte Drammatica a Roma, non per fare l'attrice, ma per imparare a gestire la lingua. Parla un italiano, neanche gli uomini più colti lo parlano in modo così elegante in Italia. Quindi non è la lingua, alla fine dei conti. Che cos'è? Secondo me noi siamo una comunità nazionale, questo sì, noi italiani siamo una comunità nazionale. Che cosa ci rende tali? La Costituzione repubblicana. È l'unica cosa che ci rende un'unità collettiva. Abbiamo una legge che riguarda tutti ed è la legge delle leggi che poi articola e declina tutte le sottoleggi successive. Ebbene, questo che fa di noi una sola comunità nazionale è ignorata da una parte vastissima della nostra popolazione. Da qui viene il disastro e comincia l'erosione. Molti ministri giurano, si giura, il governo giura sulla Costituzione. Appena il Presidente della Repubblica ha fatto così per andare, si girano e sputano su quello su cui hanno giurato. È evidente. È evidente. In migliaia di casi sfregiano la Costituzione, già con le parole. Così come, ripeto, dicevo prima, si sfregiano i libri sacri. E la Costituzione è il nostro libro sacro come popolo italiano, comunità nazionale italiana. Allora, ecco che da qui nasce poi l'indebolimento dei diritti, che dovrebbero essere automaticamente riconosciuti. Cioè, se uno dice, io faccio un esempio perché per me la questione del lavoro è decisiva, se uno dice io ti taglio lo stipendio perché il costo del lavoro, la competizione, non potrei farlo. Mi dispiace, non puoi neanche pensare di farlo, perché tu stai parlando di qualcosa che attiene al diritto e il diritto è inviolabile, perché il diritto sociale e il diritto personale sono come due facciate di uno stesso foglio. Non puoi violare il diritto, mentre meno puoi violare la dignità. Non puoi. Cioè, la cosa è possibile che qui si parla di quello che succede nei campi di pomodori e nei campi di mele, in tutta l'Italia, non crediate che sia solo il sud, è in tutta l'Italia e non si riesce a risolverlo. Perché non si riesce a risolverlo? Perché in realtà non ci si mette sul serio, perché se tu devi curare una malattia grave non è che ti occupi del durone sul mignolo del piede sinistro, dici questa è una priorità assoluta. Adesso partiamo e la facciamo finita questa storia. Invece pare di no. E guardate, non lavorano solo gli africani in quelle condizioni devastanti, ma anche gli italiani lavorano in quelle condizioni devastanti. 2 euro l'ora per lavorare sotto il sole, senza acqua, e poi magari non ti pagano alla fine. E le lavoratrici stuprate e via dicendo. Com'è possibile? Noi siamo una civiltà e permettiamo questo che si chiama lavoro schiavistico. Lo schiavismo non è solo una palla al piede, eh? E com'era lo schiavo dell'antichità? A parte che già Seneca diceva che lo schiavo doveva essere trattato con rispetto e averne cura perché lui era il produttore di ricchezza. Ma al di là di questo, tu sei schiavo quando sei costantemente in debito d'ossigeno. Cioè con il tuo lavoro non riesci a provvedere alla tua vita e devi fare altri lavori e devi togliere ore al sonno e devi togliere ore alla compagnia dei tuoi figli e via dicendo. Ma questo vale per moltissime altre cose. I diritti delle donne sono tuttora in larga parte non rispettati. Ma parliamo di diritti che ascendono primariamente alla dignità. Non so chi di voi abbia visto un documentario, vi prego, lo troverete sulla rete, andatevelo a vederlo. È di Lorella Zanardo, una regista, giornalista, con 2 collaboratori e niente, lei semplicemente analizza
qual è la relazione comunicativo-mediatica col corpo delle donne. È impressionante quello che viene fatto. E noi lo troviamo. Cioè, viene dissezionato, separato dalla donna. È come se fosse un quarto di macelleria esposto al pubblico ludibrio. Succedono cose pazzesche sul corpo della donna. Ma c'è una cultura maschilista nel nostro paese, a monte della mancanza del diritto, anzi generatrice, è la vera generatrice, per cui come è possibile che un giornalista che scrive sul principale quotidiano nazionale, il Corriere della Sera, faccio il nome e il cognome, Piero Stellino, scrive in un suo fondo cos'hanno da lamentarsi le donne, sono sedute sulla loro fortuna. Com'è possibile? Quest'uomo avrebbe dovuto essere immediatamente licenziato dal quotidiano, avrebbe dovuto essere ridotto a una forma di lavoro manuale, gli si sarebbe dovuto dire: Ostellino, tu sei degno solo di pulire i cessi, è l'unico lavoro degno di te. Com'è possibile che questo passi così? O un presidente del consiglio che, se si vuole sistemare, sposi un uomo ricco? Com'è possibile che si sia lasciato passare questo? Com'è possibile che siano passati sulla rete insulti contro l'ex governatrice, l'ex presidente del Parlamento Boldrini, o la sindaca di Roma, la Ranci? Com'è possibile questa cosa? Come si è poi potuti arrivare? E non succede niente. Uno dice insulti sessuali, calunnie, qualsiasi cosa, e soprattutto l'accanimento è nei confronti delle donne, perché questo paese ha ancora una radicatissima cultura maschilista. Perché la cultura del diritto non è stata fatta valere attraverso l'educazione e la formazione. Io ho personalmente, vi prego di dire, questa è solo una mia istanza, io ho rotto con qualsiasi partito, sono stato militante per 60 anni, basta, perché non si occupano delle vere questioni. Non dico tutti, ci sono galantuomini anche in tanti partiti, ma parlo che oramai la cosa è così degradata nel tessuto nazionale che anche un uomo che fa parte di un partito e che sia autenticamente animato da una volontà viene impedito, perché a un certo punto si cozza contro il muro dell'ignoranza e dell'incultura. Io vi faccio una domanda: perché l'educazione ai diritti non comincia dalle materne? No, c'erano i licei e l'hanno tolta. Spiegatemi, ma perché si deve togliere una materia così? Non so. Uno dice, guarda, è stata tolta dalle scuole economia domestica. Grazie a Dio le donne non hanno più quella condizione. Perché un tempo si insegnava cucito, stirare, far di conto per la spesa. Non ha più senso, ma perché togliere una materia che dovrebbe essere la più importante? Perché la scuola non deve formare necessariamente, come si vuole oggi, all'azienda, al lavoro. La scuola deve formare il cittadino e alla coscienza critica per capire il mondo e decidere cosa vuoi fare. Noi sappiamo che ci sono persone che hanno fatto il classico e poi sono diventati eminenti scienziati, senza aver studiato particolarmente la fisica. L'hanno fatto dopo. Cosa ha permesso loro di accedere a quel livello di scienza? Il fatto di avere un sapere critico. Einstein si è laureato in ingegneria. Alla laurea il comitato di suoi professori gli hanno detto ingegner Einstein, si trovi un buon impiego, lei non ha nessun talento per la scienza. E Einstein, disciplinato, si impiegò all'ufficio brevetti di Berna come impiegato di terza categoria. Ed è da lì che enunciò la relatività ristretta, che fece lui il più importante scienziato del mondo. Allora, oggi i giovani col computer hanno molta dimestichezza. Va bene mettere il computer in scuola, niente contro. Però il problema
che la prima cosa a cui devono essere formati è essere dei cittadini che conoscono il loro paese, ne conoscono la cultura, perché sapranno sviluppare anche l'economia in modo straordinario. Se noi non avessimo messo quelle cattedrali nel deserto che sono le acciaierie, di cui adesso stiamo pagando i costi, e ci fossimo dedicati, per esempio, all'eccellenza del nostro paese, che è il paesaggio, la cultura, ma anche avessimo sviluppato le tecnologie più sofisticate e più avanzate, perché quello che ha inventato il personal computer non è stato Steve Jobs. Perché Steve Jobs, quando è nato il personal computer, non arrivava neanche a pisciare contro il muro. Perché è stato Adriano Olivetti che ha dato al mondo il personal computer. Però noi l'abbiamo poi ceduto, povera colonia, perché gli americani hanno detto per noi è settore strategico. Per cui fu ceduto il brevetto alla AT&T. C'è il talento in questo paese. Questo paese è talmente malmesso che manda via i suoi migliori giovani. Perché deve mettere nei posti di eccellenza i figli, degli amici, di quello. Cioè, è spaventoso. 200.000 dei nostri giovani migliori emigrano. Questo vuol dire impoverire il futuro del paese. Perché la figurazione del diritto non viene garantita. Cioè il diritto ad avere un posto se sei quello che se lo merita. Non gliene frega niente. Guardate, voi avete visto lo scandalo di Catania che truccavano i concorsi. Guardate che non è l'eccezione, è l'assoluta regola. Sono tutti truccati, tranne qualche roba per miracolo. Io ho molti amici scienziati, te lo dico chiaramente, allargando le braccia. Perché questo? Perché c'è il diritto, no? Uno ha il diritto di essere valutato per il suo merito, però chi se ne frega? Io devo mettere il mio. Io ho un'amica cardiologa di origine albanese, nata in Albania, venuta qui a 7 anni. È una delle persone più straordinarie che abbia conosciuto in Italia. Adesso ha 36 anni, è cardiologa, specialista in risonanza magnetica cardiologica e in ecocardiografia. Lei è arrivata a 7 anni, ha vissuto in roulotte fino ai 18. Questo non le ha impedito di diplomarsi al liceo classico. Poi ha fatto medicina a Bologna, specialità in cardiologia e poi la specializzazione in sue spese. Mi diceva, io ho vissuto tutta la mia carriera professionale sotto mobbing. È anche una bellissima donna, ma è una donna rigorosa e onesta. Bene, guardate, le ha telefonato, lei ha vinto un concorso adesso, le ha telefonato il professore che le ha detto, tu Bora sei intelligente, tu non hai bisogno, no, di questo, di venire qui, ti troverai un altro posto. E gli ha detto, scusa, perché ho vinto il concorso. E lui ha detto, dopo aver ancora fatto un po' di moine, gli ha detto, se tu accetti io invalido il concorso. Perché lui vuole mettere i suoi. Questa è l'Italia. Allora vedete come noi dobbiamo riprendere la cultura dei diritti in mano e cominciare a dire i diritti non si toccano, anzi, si, diciamo, si consolidano e si riarticolano, perché la società è nuova, nascono nuovi diritti, nuove esigenze. Ma sembra invece che per chi comanda sia importante negare i diritti invece che affermarne di ulteriori. E noi finiremo molto male. Io sono cittadino italiano, non sono nato in questo paese, ma sono nato con la cittadinanza italiana, per arcani motivi, comunque sono nato italiano. E questo è il mio paese. Il mio paese è tutto il mio paese. Cioè dalla Val d'Aosta fino alle estreme punte, Lampedusa e oltre, la Sardegna. Per una ragione, perché io mi sono occupato di tradizioni popolari, soprattutto della musica, per cui ho fatto ricerche sul campo e ho conosciuto la ricchezza inaudita di quello che noi italiani abbiamo prodotto con le nostre varie genti. Pensate, il più grande musicologo del secolo scorso, il professor Alan Lomax, fondatore della sezione etnomusicologica della libreria del Congresso degli Stati Uniti, fece 2 anni di ricerca in Italia, accompagnato da 2 etnomusicologi italiani, Roberto Levi e Diego Carpitella, e
fece registrazioni sul campo di cose inimmaginabili. Ho avuto il privilegio di conoscere, poi furono pubblicate queste registrazioni, furono pubblicate negli Stati Uniti, non in Italia, su disco, su CD. Alla Lomax ha scritto un libro che ogni cittadino italiano dovrebbe leggere, intitolato L'anno più bello della mia vita, ed è stato quello trascorso in Italia. E lui dice chiaramente: ciò che ho trovato in Italia non l'ho trovato in nessun altro posto al mondo, perché lui ha fatto ricerche dovunque, pensate solo agli Stati Uniti, alla vastità, eppure l'Italia. Abbiamo avuto uno specifico, la ricchezza dei nostri dialetti, abbiamo lasciato bruciare le cose. Noi non abbiamo fatto 150 anni dall'Unità d'Italia, che a qualcuno venisse in mente di celebrarlo con una strenna di tutto il repertorio di registrazioni sul campo che cantate, dei nostri contadini, dei nostri pastori, dei nostri marinai, pescatori. Noi abbiamo una cosa immaginabile, ma è possibile che debba essere un ebreo bulgaro a dire queste cose? Io sto preparandomi a fare un recital delle poesie di Carlo Porta, poeta milanese, di cui Manzoni diceva, insieme a Leopardi, è stato il più grande poeta dell'Ottocento italiano. Ebbene, io farò una serata al Teatro Carcano insieme a Philippe Daverio. Philippe Daverio è alsaziano, io sono un ebreo bulgaro naturalizzato italiano. Siamo noi a raccontare ai milanesi cos'è il loro dialetto. Perché quasi tutti i milanesi nativi, io parlo molto meglio del 95% dei milanesi nati a Milano, soprattutto molto meglio dei leghisti, che tre cose sanno dire: baccianate. Allora vedete, questo è quello che dico: la configurazione del diritto attiene a tutto ciò che ci spetta. Noi avevamo diritto che le nostre culture, i loro valori ci fossero trasmesse, tramandate, per tramandarle noi a nostra volta. Vi faccio un esempio: quindi il diritto alla cultura dovrebbe essere tra i primissimi, e il 9 nella Costituzione, ma i governi se ne fottono. Cultura e bellezza. A Palermo l'illuminatissimo sindaco Leo Luca Orlando ha istituito questa cosa: i bambini di ogni classe elementare della città hanno adottato un monumento e lo raccontano ai turisti. Voi dovete vedere questi trottolini di 7-8 anni. A me è venuto uno, mi ha dato la città nazionale, esco e c'è questi occhialoni grandi, un bambino di 9 anni me ne dimostrava 7, e mi guarda e mi dice: signore, lei la conosce la storia di Santa Rosalia? Io dico: un pochino, sì, ma sicuramente non come te. E gliela posso raccontare? Mi fai un grande onore proprio in questo momento. Questo trottolino si è messo a fare la storia di Santa Rosalia, ma non raccontandola. Mi ha fatto il cunto, tutto musicale, col cactus, come se fosse Mimmo Cuticchio, genio del cunto. Questo dovremmo fare noi nel nostro paese, perché avere una ricchezza insieme alla nuova scienza, alle nuove conoscenze, ma avere una conoscenza delle radici che hanno fatto di noi una gente, è una ricchezza inimmaginabile che orienta la qualità di vita del paese. Questo diritto ci è negato in tutti i modi. Tutto si dà in pasto alle kermesse invece di farne quell'eccellenza unica. Abbiamo il patrimonio del 70% del patrimonio dell'umanità occidentale in Italia. Però c'è una cosa, io su questo ho fatto ennea di tutti i politici: guardate dove siamo. Mesagna è bellissima. Ricordiamoci sempre, teniamocelo a mente. Ve lo dico con una poesia di Bertolt Brecht, che si intitola Tebe dalle sette porte. Tebe dalle sette porte, dico solo il diverso. Chi la costruì? Ci sono i nomi dei re nei libri.
furono i re a strascicare quei blocchi di pietra e via dicendo. Questo l'hanno fatto uomini, non sono venute su da solo. E persino i paesaggi oggi, laddove gli uomini hanno agito con amore verso il paesaggio, c'è una cosa, vedete la Toscana per esempio, dove invece hanno agito con disprezzo, con odio, con indifferenza, c'è la catastrofe. Allora, vedete, tutto questo risale a questa questione fondamentale, perché l'essere umano all'inizio della propria storia, e lo testimoniano alcune legislazioni, persino il codice di Hammurabi, persino gli egizi, il faraone diceva ai propri visir di non favorire amici e famiglia. Cioè l'umanità sente il bisogno, perché l'essere umano, secondo me, che non sono religioso, è insito questo sentimento di assoluto, perché, per cui deve darsi deve edificare un progetto che garantisca tutto questo. È molto faticoso. Ma vedete, il primo diritto sociale rivendicato, no, nella storia, o forse, è quello che rivendicano gli ebrei della schiavitù d'Egitto, perché nell'ebraismo si istituisce il sabato. Il sabato ebraico non è la festa come la intendiamo noi che vai allo shopping center. Nel sabato ebraico tu hai, non si può lavorare e non si può far lavorare gli altri, quindi non devi consumare. Non produci, non consumi, né tu, né quello che abita presso di te che non è ebreo, né l'animale, né la pianta. Proprio. Gli egizi dissero: voi siete solo dei pedantroni che non avete voglia di lavorare. Succede spesso di sentire queste cose. Ma gli ebrei insistettero su questo. Fu uno del contendere, perché loro dissero: noi dobbiamo andare, dobbiamo osservare quello. Benissimo, il sabato è una dimensione incredibile, perché, ripeto, non puoi andare al cinema, al bowling, al teatro, allo shopping, niente, tutto questo è proibito. Gli amici a cui lo raccontano mi guardano sgomenti, dicono: cosa si fa? Orvabile, ma faccio tutto un giorno. Beh, per esempio, si fa gli esseri umani, che vuol dire? Fare l'amore col proprio consorte e la propria consorte. Ma non fast sex, calma, low sex, piacere di amarsi, perché nell'ebraismo non si fa l'amore per fare i figli, sono due cose separate. L'amore è il dono dell'amore corporeo, erotico, è un dono del divino, quindi bisogna amare. Poi, per esempio, si fa slow food, non fast food, ti siedi, onori il cibo, deve essere più ricco degli altri giorni e via dicendo. Poi ascolti quello che hanno da dirti i tuoi figli senza fretta, ascolti le loro domande e cerchi di dare risposte, e se non hai risposte da dare, perché alle buone domande non ci sono risposte, dici: ragazzi, studiamo insieme per capire. Accogli il pellegrino, che non è il luogo dove trascorrere il suo sabato, viandante. Ascolti le sue storie, racconti le tue, si canta e magari si danza cantando. E poi vai a pregare, ma non tanto come luogo per la religione, quanto stai con la comunità, risuoni con la comunità. E poi si chiacchiera, si discute, si ride, si mangia. Sinagoga si mangia. Alla fine della preghiera, che è molto lunga, c'è, diciamo, un prepasto che si fa nella sinagoga, e il rabbino fa l'omelia, e però è occasione di lazzi, frizzi, domande, ma anche molto humor. E poi ci si va a riposare, poi si torna per congedare il sabato. E c'è il pasto offerto dal rabbino, e si chiama Seudah Shlishit. Ma che cos'è il diritto di questo? Perché viene sancito come logica il diritto inviolabile? Perché torni a fare l'essere umano. Tu dichiari: io non sono qui per produrre e consumare. Io sono qui per altro, sono qui per celebrare la vita, per creare relazioni, per gioire dell'amore, per creare amicizia, fratellanza,
per contemplare bellezza, non sono qui per produrre e consumare. Produrre e consumare serve alla vita, non è la vita. Oggi ci vogliono far credere questo. La vita è produrre, consumare, e questo è tutto. Ciò che godi devi consumare, se non consumi, che roba è? E tutto diventa roba. Pensate, io vorrei fare il cammino di Santiago di Compostela. Ho anche una specie di debito con un grande amico, un poeta grandioso, Giovanni Raboni. Mi piacerebbe fare il cammino. Ma molti amici mi hanno detto, guarda che è diventata un'autostrada, perché tutto viene preso immediatamente per passarlo al consumo. I luoghi della meditazione, anche questo è un diritto. È un diritto a non essere consumatori, ma auto. Consumi, perché hai bisogno, non c'è niente di male. Ma non è che sei quello. Fai quello quando ne hai bisogno. Ma se voi considerate che il più grande centro commerciale d'Europa, che sta a Olio al Serio, ha tranquillamente detto noi teniamo aperto anche Natale e Santo Stefano. Ora, capitemi, io sono ateo, poco mi interessa delle feste ebraiche in cui sono nato, anzi direi che sono stato molto, sono più amico di sacerdoti, anche cardinali e vescovi, che non di rabbini con i quali ho anche litigato per una questione. Cioè per quello che Israele fa i palestinesi, perché io sto con i palestinesi, detto semplicemente. Allora, voi vedete, ma vuol dire che tu non riconosci più spazio altro che al consumo o alla produzione. La produzione diventa sempre di meno e deve incrementarsi il consumo, no? Allora si creeranno, vedrete, forme di reddito per permettere di consumare a chi non produce pro tempore. Allora, se ne va veramente al diavolo tutta l'idea che noi siamo soggetti titolari di diritti e non solo di facoltà economico-commerciali. Noi abbiamo anche il diritto a non volerci piegare a questo tipo di meccanismo e a vivere in modo altro. E invece tutto questo viene conculcato. Per esempio, noi dovremmo avere un grande diritto all'interiorità, cioè a interrogarci su chi siamo e anche a gestire le risorse interiori. Vedete, io ho un amico che è uno dei più grandi scalatori del mondo, Fausto De Stefani, ha scalato tutti gli 8.000 senza ossigeno. Cioè proprio, quest'uomo potrebbe essere molto ricco, perché immaginate gli sponsor contro lui. Lui vive in 60 metri quadri, non ne ha bisogno. Perché più sei ricco dentro, meno hai bisogno di cose fuori. Ed è per questo che te lo impediscono. Cercano in tutti i modi di impedire quel tipo di essere veramente nel tempo del pensiero, della riflessione, dello stato interiore. Perché chi pensa è libero dai condizionamenti. Allora tutto viene riempito. Avete notato, per esempio, io credo che anche questo sia. Perché io, a me deve essere imposta la musica in qualsiasi posto vado? Perché deve uscire musica nei cessi dei ristoranti? Io sono andato a mangiare lì, non sono andato per sentire musica. Poi non ho chiesto quella musica. Eppure, per il consumo, dovunque, metropolitana, dovunque c'è, perché? Sapete, è un disastro per perché la musica ha bisogno del silenzio. Tu devi venire dal silenzio alla musica. Claudio Abbado, il nostro grandissimo direttore d'orchestra, quando finiva il brano, chiedeva ai suoi orchestrali di lasciare, di stare fermi per 3 minuti. Perché la musica si compisse in quel silenzio, venisse introiettata. Ed era meraviglioso vedere queste cose, vedere questi musicisti che rimanevano nella musica prolungata nel silenzio. È una dimensione straordinaria. Invece no, ora va, tutto, riempiamo tutto, qualsiasi cosa. La stessa cosa col telefono. Noi abbiamo i telefonini, non ho niente contro questa tecnologia. Io ho contro l'uso della tecnologia. Però per esempio perché noi riceviamo ora ogni ora del giorno e della notte telefonate per proposte economiche?
senza aver dato nessuna autorizzazione per riceverla. Io ho un contratto con la società che mi fornisce il telefono, però perché un signore di qualsiasi azienda deve telefonarmi e dirò delle offerte? Chi gliel'ha chiesto? Io per educazione dicevo grazie, non ci interessa, buon lavoro e chiudo. C'è gente che si incazza e sbatte i telefoni. Ma perché? Vedete, perché noi non siamo più ritenuti soggetti di diritto, ma si può approfittare del nostro tempo, entrare nei nostri tempi di riposo o di convivialità con la nostra famiglia, perché noi siamo oramai utenti, consumatori, produttori, clienti, e invece noi siamo esseri umani. E solo un'articolazione molto forte della dignità nostra e dei diritti, scusatemi, che ci competono, ci può permettere di difendere e di proteggere questo nostro statuto di esseri umani. Scelgo io quando venire allo shopping center. Non è che questa cosa mi deve essere imposta con un martellamento infernale, costante, continuo. Vi dico solo una cosa. Io ho avuto un privilegio, sono stato in Cappadocia, se non ci siete stati andate a farmi un viaggio in Cappadocia. La Cappadocia è un luogo commovente, semplicemente perché, non dico in pochi anni, ma in pochi decenni la Cappadocia non ci sarà più, perché l'erosione del vento su queste formazioni sono fatte di una materia che viene erosa. E andando ho visto un rigattiere che si chiama Crazy Ali, questo aveva sulla bottega, sono entrato, ho scoperto un uomo molto singolare. Siamo diventati amici, ci sentiamo adesso. Gli ho comprato un samovar, cioè quella macchina, ma non di quelli elettrici, un samovar con la carbonella, 1908. Un oggetto bellissimo acquistato francamente. Però non essendo io in macchina, non potendo portarmi quel bestione in aereo, gli ho detto, senti, io tornerò prima o poi, tienilo qui. E ogni tanto gli mando una fotografia, il tuo samovar è sempre qui. E allora siamo diventati amici, siamo andati a trovarlo un paio di volte, abbiamo capito che era in qualche difficoltà economica, senza che lui l'avesse detto, allora abbiamo comprato alcune cose per permettergli. E si è nato veramente una grande conversazione. Una sera fa, la mia moglie mi dice, mi piacerebbe un viaggio nel silenzio. Cioè, deve essere una cosa bellissima. Vabbè, domani sera preparatevi a luna piena, andiamo. E ci ha portati di notte. Non avete idea di cos'è con la luna, con presa, c'è una cosa. E ci ha portati senza parlare, ci ha portati. E a un certo punto siamo arrivati di fronte a una di quelle, diciamo, concrezioni rocciose, altissima, e lui ha detto, aspettate qui, sedetevi, c'è una specie di banca naturale, siamo seduti, passa 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, e ha cominciato un po' a dire, ma ci andavamo un attimo, no, ovviamente non era. E che lui è apparso da una finestrella in questa enorme roccia e ha detto, seguite come ho fatto io, venite, vedete che vi sarà facile, e abbiamo trovato un'apertura nella roccia. Siamo entrati, era una chiesa, ma senza né colonne, era solo la pietra, la usavano i cristiani per sfuggire alle persecuzioni. Era una cosa, lui aveva acceso 100 candele per noi. Era una cosa, posso dire, sulle cose che e ci ha recitato le sue poesie in turco e poi le ha tradotte in inglese. Ecco, io la ricordo, la racconto continuamente, come una delle più grandi esperienze. E non c'era quello che ti balla quei lager turisti, c'era presente, quei resort. Io una volta sono cascato, siamo scappati, abbiamo pagato una paccata di soldi, ma non mi interessa niente, perderei anche le mutande, ma andiamo via di qui. Perché è un inferno. Tutto la mattina alle 9, a ciucco, 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 e idiozie dette. Pensate bene, se noi, la grande civiltà occidentale che viene dalla Grecia, da Roma, noi che siamo portati, deve ridursi in questo modo. Allora, ecco, tutto questo.
questo è perché, e vengo in conclusione al nodo centrale, sapete che c'è una lotta storica fra il divino del monoteismo e Mammona, la divinità del danaro. Mammona ha vinto e stravinto. L'unica logica che funziona è quella dei soldi, basta. Se tu hai soldi, fai quello che vuoi, non ci sono i diritti dell'altro. Io, per andare in Grecia, la Grecia nel mio cuore, ma se fosse per me una seconda terra, ho imparato il greco moderno che parlo discretamente, e andando lì ho preso la decisione di andare in spiaggia alle 7 di mattina, che ora solari sono le 6, e restare fino alle 8, scusate, fino alle 9, che sono le 8, 2 ore, per stare tranquillo. Appena sono, ti arriva l'altro gruppo che ti mette l'asciugamano a 3 cm dal tuo. Si capisce perché? L'istinto della pecora. E poi accendono la radio. Bene, la prima volta l'hanno sfangata. Dalla volta successiva io porto un gigantesco radioregistratore, vedete quel che si usa, si chiama in inglese ghetto blaster, perché sono quelli che portano gli afroamericani a Harlem, quando dentro hanno un solo disco, il Mosè Aaron di Arnold Schoenberg, musica dodecafonica. Come mi mettevano la radiolina, io mettevo a manetta durante il tempo, un minuto e mezzo, io dicevo, a me piace questa musica qui, facciamo una cosa, lei spegne la sua, io spengo la mia e sentiamo il mare, la risacca, il vento, gli uccellini, va bene? Perché ti devi fare la guerra di guerriglia per avere un po' di silenzio. Allora, noi siamo in una società in cui la messa in discussione del diritto sulla base della necessità dei soldi rischia di farci sprofondare, perché non si distruggerà il pianeta come molti dicono, no, è la vita degli uomini che sarà in possesso del pianeta, è diverso. Questo è quello, per quanto si parla di diritti ecologici, è per questo che combattiamo, perché il pianeta si riorganizzerà e spellerà questa patologia che sono gli uomini e poi decideranno vuole svilupparsi. Ma è possibile che siamo così miopi, avvelenare il luogo in cui viviamo? E allora ecco, quando si affermano i diritti del pianeta, degli animali, i diritti delle piante, noi non sappiamo niente di cosa sono le piante. Sono una cosa di una meraviglia inimmaginabile. O l'ho scoperto in una trasmissione per caso. Ma mi dico, ma quanto sono ignorante io che pure ho letto tanto. Sapete, avete sentito parlare dell'irrigazione goccia a goccia, è una cosa che hanno inventato gli israeliani per non sprecare l'acqua. Bene, io ho scoperto che non c'è bisogno più di erogare la goccia a ritmi regolari, perché è la pianta che ti chiede quando ha sete, se metti un sensore. Lei ti dice, ho sete, dammi una goccia d'acqua. Cioè sono vive, parlano, comunicano. Abbiamo un pianeta che è una meraviglia inimmaginabile. Potremmo vivere in un giardino dell'Eden, famosa parabola, e stiamo trasformando in una cloaca avvelenata. Allora, tutto questo attiene all'affermazione del diritto come pilastro di quel tempio di umanità che noi dovremmo costruire. Non è solo il piacere di proibire una cosa per proibirla, perché poi a noi hanno proibito cose che invece dovrebbero essere lecite, la perversione del potere, per il controllo. Questa cosa di avere criminalizzato per secoli la sessualità. Ma quando mai? Ma in che film? Perché? Non c'è, anche sapete, voi l'idea della mela, il peccato originale. Ma dico, ma siamo diventati matti. Sapete qual è il peccato originale? Questa è un'interpretazione che io ho accolto. Adamo ed Eva sono stati cacciati. Stati cacciati per questa ragione, pensavano di acquisire la conoscenza mangiando una mela.
devi essere proprio un deficiente, allora fuori dalle palle vai a capire come bisogna vivere. Perché pensare di acquisire conoscenza mangiando una mela è un po' come avere quelle biblioteche piene di libri che però appena fai così c'è solo la copertina e dentro non c'è niente. Quella fu la conoscenza, è un processo, bisogna impararla, bisogna avere la tenacia, seguirla e trasmetterla. Però ecco, è un po' questo, proibizioni stupide e invece liceità tossiche e criminali, come quello di avvelenare l'aria. Io leggo molti quotidiani. L'altro giorno, tre giorni fa, ho letto sul Guardian, quotidiano in inglese, che hanno fatto un'analisi dei cuori, hanno analizzato i cuori di cittadini delle grandi metropoli. Sono pieni i cuori di particelle di aria inquinata. Cioè, non so come dire, certo che godiamo di certi vantaggi, ma le future generazioni. Vedete, noi, io faccio parte di quella generazione che ha avuto di più di quello che aveva il genitore. Adesso è possibile che con tutti gli avanzamenti i nostri ragazzi abbiano meno di quello che avevamo noi? Quindi cos'è questo cortocircuito? Noi non pensiamo alle future generazioni. I nostri contadini, lo sapete bene qui, io ho avuto molti contadini, amici contadini di questa zona. Sono stato in particolare amico, proprio legatissimo, a un vecchio contadino di Ostuni. Della zona di Ostuni. E lui aveva piantato alberi di cui non avrebbe visto i frutti, neanche i figli, i nipoti, forse i pronipoti. Dov'è finita questa sapienza? Dov'è finito, e ritorno al merito del pivot della mia conversazione, il senso per cui noi siamo su questa terra? Sì, perché siamo così. Per andare alla rifusa a caso, produrre, consumare, seminare, spazzatori. Vedete anche la morte come è diventata sbrigativa. Vi racconto un episodio, veramente poi finisco perché mi sto ammorbando anche troppo. Una mia amica, che faceva il professore nella parrucchiera della signora, ci vediamo al ritorno delle vacanze. Dico, Marina, come stai? Dice, non è stata una bella estate, è morto mio papà. No, mi dispiace, Marina, davvero, ma come è stato? Sai, era da tempo, quelle cose che si sentono. Come tu dove eri? E lei dice, no, io ero alle Maldive. Ah, ho capito, Marinella, beh certo, deve essere stato ancora più pesante. Tutto. No, ma sai, mi dice, io non sono tornata, tanto lui oramai era morto. Cosa vuol dire questo? Che noi non abbiamo, stiamo perdendo anche il senso che il lutto serve ai vivi, non ai morti. L'elaborazione del lutto è ciò che edifica una civiltà. Guardate quando c'è stata la strage sul lungomare di Nizza, ve lo ricordate? Non c'è stato un giorno di lutto. Il giorno dopo tutti al mare a mostrare le chiavi chiare, consumare, divertirsi. Lo stesso alle Ramblas a Barcellona. Non sappiamo neanche più tenere il lutto per i nostri morti. Perché questo? Perché ci siamo ridotti a una civiltà che ha abbandonato il cammino della conoscenza come cammino edificativo della civiltà. E il diritto stesso ha bisogno di conoscenza e di cultura, se non ti sembra una cosa importante. Ma noi abbiamo addirittura un mezzo potentissimo che si chiama televisione o la rete per seminare idiozia, istupidimento, volgarità e scempiaggini. E poi orgogliosamente diciamo che siamo la civiltà occidentale. Noi siamo l'inciviltà occidentale oramai, non più la civiltà occidentale. E noi italiani abbiamo un surplus perché non siamo stati mai una nazione. Guardate, lo vediamo ancora adesso. Francia o Alemagna, basta che se magna. Però così non andiamo molto lontano. Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti. Spero che avremo l'occasione di vederci.
Io amo molto le Puglie, perché da qualche parte le vedo. Pensate, la parte, le dico di me, ma non sono io, non sono io. Io ho fatto uno spettacolo intero su Matteo Salvatore. Sapete, il grande bardo di Apricena. Volevano darmi la cittadinanza onoraria di Apricena. Perché come io sento un dialetto pugliese, divento pazzo dalla gioia. Perché è come se fosse musica. Ma voi sapete come si dice autotonto? Sapete come si dice l'acqua minerale autotonto? L'acqua urpallone. Ma voi vi rendete conto del genio? Mi raccomando, coltivate i vostri dialetti, non sprecateli, trasmettete ai vostri ragazzi, è una ricchezza inimmaginabile e la lingua stessa se ne avvantaggia. Quindi io veramente questo dobbiamo fare. Questo posto magico che è l'Italia, malgrado tutti i suoi problemi, amiamolo, perché non è vero che una volta Matti Alano ha detto no, la cittadinanza non può essere data come diritto, bisogna amare l'Italia, bisogna sapere la sua cultura. Lui gli ha detto andiamo, va bene, facciamo come dice lei, però allora i cittadini extracomunitari devono amare l'Italia, impararla. E agli italiani che non sanno niente e che devastano il loro paese, gli togliamo la cittadinanza. Ciao.